so che sei molto impegnato, ti faccio perdere troppo tempo. Innanzitutto, se puoi dici qualcosa di te per conoscere proprio la persona, Massimo Balzi, chi sei, che cosa fai nella vita, non dirmi niente perché non ci credo. Faccio tante cose, poi adesso in questo periodo qui in realtà mi sto occupando principalmente di Arduino, per cui sto cercando un po' di fare il coordinatore del gruppo Arduino e mi porta avanti appunto i lavori sui nuovi prodotti, vado in giro per il mondo a parlare di Arduino. Tu sei? Io ho iniziato occupandomi, io originalmente ho studiato di elettrotecnica, poi dopo in realtà mi sono sempre occupato, mi sono occupato per molti anni di software, per cui ho fatto, si chiama il software architect, cioè il progetto, le applicazioni di software, ho fatto tanti anni di web, per Italia Online, della fondazione Italia Online. Il primo, il secondo provider un po' grosso italiano, in realtà sarebbe il primo, comunque non è importante, facevo il webmaster Italia Online dal 95 insomma alla fine mi sono, dopo un po' di esperienze appunto nel mondo del software, quindi legato in qualche maniera al web, al design, queste cose qua, mi sono andato ad insegnare in questa scuola di design che ho aperto a Ivrea, si chiamava l'Interaction Design Studio Ivrea, che era una scuola finanziata da Telecom, facevo un master. Da Telecom tramite Olivetti, che appunto era stata acquisita da Telecom. Sì, era una roba un po' complessa, era Olivetti e Telecom assieme in maniera un po' complicata, però sì, avevano fatto questa scuola di interaction design con studenti stranieri, per la maggior parte dei professori anche lì per la maggior parte stranieri. Quindi un bel mental point. Sì, diciamo di sì. Poi appunto la questione è che in questa scuola abbiamo sperimentato diversi metodi educativi per insegnare agli studenti delle nuove tecniche di design, per cui abbiamo sviluppato il Arduino dentro in quel percorso, diciamo. Perché sentivate la mancanza appunto di qualcosa di libero? Ma in realtà la questione principale era che gli strumenti che usavamo noi al momento erano cose abbastanza complesse, che di solito giravano solo su Windows e che poi avevano comunque il problema che erano costose, per cui allora queste schede che si usavano molto allora costavano 76 euro. Ci avete voluto costruire l'Arduino che costa circa 20 euro, che più o meno scrivevi sul tuo sito il costo di una cena qua, no? C'era l'idea che saltando una cena non possiamo comprare. Sì, l'idea allora era vediamo quanto costa uscire a mangiare una pizza più o meno e cerchiamo di farlo andare su quel prezzo lì, era così un'idea che ci era venuta il tempo. Abbiamo fatto diversi progetti, diverse sperimentazioni, Arduino è il terzo di una catena di esperimenti, cioè, come fare una cosa. 2005. Abbiamo fatto una prima programma 2003, poi abbiamo fatto una tesi di laurea di uno studente che è diventato il progetto Wiring e poi il progetto Wiring l'abbiamo ripreso e abbiamo aperto il sorgente e aperto il sorgente anche dell'altro. Per cui insomma, l'idea era anche quella di fare una cosa come quello che abbiamo imparato con il Wiring, trasformarlo in una cosa più aperta, più disponibile. Lo sono scritto perché sennò me lo dimentico. Il New York Times ha scritto: per quelli che si chiedono che cos'è, Arduino è grande più o meno come un mazzo di carte, non ha nessuno schermo o tastiere, sembra una di quelle cose che si trovano nel nascondiglio di uno scienziato pazzo o in un laboratorio segreto di Apple Microsoft. Ecco, quindi in due parole, che cos'è Arduino? Arduino in realtà è un piccolo computer, le dimensioni di una carta di credito, però proprio perché quando abbiamo iniziato la prima Arduino io ho preso una carta di credito. Ah, perfetto. C'è un po' come i vecchi floppy, no? Che i IBM li ha segnati con il centrino dei tazzi da te che avevano. Certo. O anche il floppy da 3,5 che è fatto in base alla dimensione della tasca delle codice. Quel tipo di cose. Sì, l'idea originale è di fare una cosa che fosse grande come una carta di credito, fosse un piccolo computer programmabile, che tramite questi, collegandogli dei componenti elettronici che chiamano sensori, che sono in grado di replicare i sensi umani, questo circuito è in grado di capire per esempio dove si trova e se qualcuno sta cercando di entrare. Temperatura c'è, se qualcuno si sta spostando, esatto. Sensori di qualunque tipo. E quindi probabilmente quelli che hai detto finora sono, penso, proprio i motivi del successo di Arduino. Il successo tra l'altro soprattutto all'estero, in Italia se ne sa pochissimo, e invece all'estero. Ma
all'inizio in Italia non ci filava nessuno, ma è normale, anche perché appunto l'Italia è tendenzialmente un paese molto conservatore, per tutte le cose che riguardano sono un po' nuove, o diventano una cosa di moda, allora c'è un tutti lo comprano senza sapere perché. Un po' tipo l'iPhone, l'iPad all'inizio, sì, no? Era una cosa di moda, adesso abbiamo capito anche che sono utili, però. Mentre da un altro punto di vista, ad esempio, noi siamo partiti creando uno strumento per il mondo del design, perché noi lavoriamo nel mondo del design, per cui da un certo punto di vista il mondo del design italiano è molto conservatore, è molto basato su dei principi che si portano avanti da un po' di tempo. Quindi da un certo punto di vista c'è stato all'inizio, non è stato particolarmente, non se ne sono curati molto, mentre all'estero comunque ha preso bene, perché comunque un paio di scuole di interaction design particolarmente rilevanti hanno fatto dei progetti belli, e chiaramente con quel sistema si crea questo meccanismo virale dove tu hai gli studenti che fanno dei progetti belli, li pubblicano, la gente li vede, gli piacciono, li ripubblica, si mette a comprare la scheda per farsi i progetti anche loro, perché poi si va molto per emulazione, non basta che qualcuno faccia tre o quattro progetti belli, vedi che funziona, vedi che funziona, è bello, sì, quindi... poi dici vabbè, quello lì ha fatto questo progetto là, molto bello, mi piace, cosa mi serve per farlo, lo compro anch'io, lo faccio anch'io. Infatti adesso molti artisti moderni stanno utilizzando Arduino proprio per rendere interattive le loro opere d'arte, questo... Sì, viene usato da artisti, da designer, veramente viene usato da tutti quanti. Viene utilizzato da chiunque ha l'interesse di sviluppare delle applicazioni in cui in qualche maniera vogliamo costruire degli oggetti o degli spazi che in qualche maniera rispondano e interagiscono con le persone. Per cui questa cosa qua è una cosa, diciamo, che adesso diventa più interessante, perché appunto la frontiera in qualche maniera dell'arte di più si interessa a queste cose qui, il design internazionale si interessa a queste tecniche qui, e anche c'è poi un mondo molto ampio di hobbyisti che usano Arduino a casa per fabbricarsi delle cose, e a questo punto anche delle aziende che usano Arduino internamente per programmare, pensare. Arduino 1 è l'attuale Arduino, no? E avete detto appunto che sarà fondamentalmente la base di tutte le future versioni, no? Ecco, subito dopo il rilascio, questa è una cosa che mi ha colpito, subito dopo il rilascio di Arduino 1, alcuni utenti hanno mostrato diffidenza verso alcune modifiche, mi ricordo in particolare la rimozione del chip FDDI, no? Tu avevi dichiarato, a titolo personale, no? Post di Arduino, perché ogni volta che c'è un cambiamento in Arduino deve saltare fuori una teoria cospiratoria? Chi pensate che siamo Microsoft? Non siete Microsoft, quindi non c'è nessun complotto. Secondo te, lato... la domanda volevo farti proprio questo, cioè perché secondo te la gente si preoccupa così tanto? Ci tengono veramente al progetto oppure sono semplicemente, non so, fissati con la teoria cospiratoria? Io credo che in realtà da un lato noi non siamo Microsoft, nel senso che se avessimo, ma Microsoft è un esempio, sì, dicendo, anche Apple, voglio dire, vale benissimo come esempio, ormai è equivalente a Microsoft, però da questo punto di vista noi non abbiamo mai cercato in maniera spasmodica di guadagnare soldi su Arduino. Se l'avessimo fatto, sì, ma però se l'avessimo fatto tendenzialmente Arduino sarebbe costato molto di più di quello che costa, perché avremmo avuto dei margini molto più alti. Nelle logiche, diciamo così, della produzione di circuiti elettronici, i nostri prodotti di Arduino costano molto meno di quello che dovrebbero costare, secondo le logiche. Da un altro lato, non abbiamo cercato di limitare, per esempio, quelli che vogliono prendere Arduino, ci scrivono sopra Gino e lo rivendono identico senza fare alcun lavoro di nessun tipo. Se raggiungere la comunità, quello è un problema che tutti i progetti open source hanno, no? Che basta che uno prende il codice e cambia. Se uno può prendersi il codice di Ubuntu, scriverci sopra qualcos'altro, no? Pino, e senza fare alcun sforzo, si fa un search and replace di Ubuntu, si dice Pino, e poi lo mette fuori e nessuno gli può dire niente.
Detto questo, io credo che in generale le persone, una volta che sono abituate a usare una certa cosa, fanno fatica a resistono al cambiamento. Cioè, molte persone resistono al cambiamento. E poi questo qua è un problema generale di tutti i progetti, diciamo, open source che si basano sul fatto che comunque la comunicazione avviene online, dentro dei forum, dentro a dei blog. È chiaro che c'è il problema che ogni volta che tu introduci un'innovazione a qualcuno non piace. Di solito quelli che parlano sono solo quelli a cui non piace. Cioè il quelli problema a cui piace di solito non dicono niente perché dicono ah perfetto, non c'è problema. Tendenzialmente no. Tu vedi che quelli che vengono fuori a dire no ma guarda che avete fatto un bel lavoro sono quelli che di solito sono quelli della seconda ondata, cioè all'inizio sono solo quelli che si lamentano. Esatto, e dopo gli altri dicono ma perché tutta questa gente si sta lamentando. Allora qualcuno però viene fuori e dice no dai è un bel lavoro, ma lo fanno perché dicono non è giusto. Però la maggior parte delle persone che usano Arduino e che sono i maggiori, diciamo, fruitori di Arduino sono proprio le persone che non vengono sui forum a dirti che non va, che non vengono sul forum a dirti bisognerebbe fare queste modifiche, bisognerebbe fare così, così, così. Non è gente di quel tipo lì, è gente che non partecipa in queste attività. Comunque possiamo tranquillizzare tutte le utilizzatori di Arduino che Arduino è libero e resterà sempre libero. Sì, ma tanto non serve a nulla, nel senso che quelli che comunque si lamentano, quelli che si vogliono lamentare lo faranno lo stesso. Si lamentano sempre e devo dire che su internet le teorie della cospirazione sono sempre quelle che partono sempre, no? Il problema è che spesso tu devi combattere delle battaglie in cui tu devi andare sul forum a difendere, devi difendere la tua posizione nel forum davanti alle persone, quindi spieghi delle cose con onestà, delle persone che delle volte ti attaccano e onestamente vedi che gli argomenti che usano per attaccarti sono basati sul fatto che loro non sanno di cosa stiamo parlando. Però tu non puoi andare sul migliore, no? Il problema perché è che non riesci poi a spiegargli le cose se non sanno di cosa stanno parlando. No, ma infatti non hanno la minima idea di cosa, cioè non sanno come funziona il mondo e vengono lì a lamentarsi con te di una cosa. Quindi il problema non sussiste, non è un problema reale. Non è un problema, quindi è una cosa che ha a che fare con la natura umana. Cioè ogni persona resiste al cambiamento, cioè ognuno di noi resiste al cambiamento in un modo o in un altro. Ecco, l'ultima domanda, che ti faccio è proprio sull'Arduino Camp di questi giorni, no? Così sono prendere. Sì, si ricorda.